Dopo il successo della prima edizione, torna tra pochi giorni Forum Pulire, pulizia come valore assoluto, il secondo congresso nazionale dei servizi integrati. Il 26 e 27 marzo, presso il Centro Congressi MICO, produttori, distributori, imprese di servizi e di facility management che operano nell'ambito dell'igiene degli ambienti si confronteranno su innovazione, razionalizzazione, sviluppo, legalità. Nuove importanti conferme in un panel illustre come Paolo Pennesi, segretario generale del Ministero del Lavoro, Ivan Lobello, vicepresidente di Confindustria, Mariangela Zaccaria, del Comune di Milano, il senatore Francesco Maria Marinello e i professori Luciano Inna e Giovanni Guzzetta. Aprirà i lavori Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. Benvenuti a Pulire Web TV News. Dopo la nostra copertina, ecco i titoli che abbiamo selezionato per voi. Forum Pulire, ancora pochi giorni per iscriversi all'evento più atteso dell'anno. In anteprima assoluta lo studio che dimostra il nesso tra infezioni ospedaliere e i livelli di pulizia. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova Sabatini. Come avete sentito dalla copertina, manca allora pochissimo alla seconda edizione del Congresso Nazionale sul Mondo del Pulito. Un incontro tra esperti, imprese e istituzioni, tutti consapevoli che sia necessario innovare per stare nel mercato, ma anche ridurre gli sprechi e ottimizzare i processi e ancora soddisfare la profonda esigenza di legalità del Paese di avere gare d'appalto pulite e contratti trasparenti, ma ancora affrontare il futuro cogliendo le opportunità per il settore in Italia e all'estero. Ricordiamo che i posti disponibili per il forum sono limitati ed è necessario iscriversi sul sito www.forumpulire.it. E adesso vediamo e sentiamo, anzi, dalla diretta voce degli interessati questo focus sull'evento. A pochi giorni dall'inizio dell'evento più importante di quest'anno per il nostro settore, il Forum Pulire, durante il quale si parlerà di innovazione, razionalizzazione, sviluppo e legalità, tutti i concetti fondamentali nel nostro settore. Ci troveremo insieme per sottolineare questi aspetti e per cercare di dare più valore al nostro settore. L'associazione ha fatto un grande sforzo, siamo riusciti ad avere un panel di persone che interverranno veramente di altissimo livello, quindi ci aspettiamo che il settore risponda positivamente, assistendo e confrontandosi con gli interlocutori, i committenti e le amministrazioni pubbliche. La nostra di competenza specifica è quella che parla di razionalizzazione ed ovviamente distribuzione e riteniamo che questi due aspetti, in particolar modo la distribuzione, quindi possiamo allargare al discorso di logistica, fra virgolette, siano degli aspetti importantissimi all'interno, diciamo, del nostro mondo e direi della nostra filiera. Ci possiamo fare solo un augurio, l'impegno ad oggi è stato notevole e penso che lo siano anche i risultati. Forum Pulire 2014 avrà tra i suoi temi più rilevanti il tema del rapporto attività economica-legalità. Si tratta di un problema che nel settore dei servizi, in particolare nel settore delle pulizie, permane un problema di grande importanza che incide in maniera significativa sull'andamento economico del settore. Quindi crediamo che sia una opportunità quella di partecipare a Forum Pulire di quest'anno per cercare di focalizzare, fare il punto, vedere quali sono le azioni in corso e che cosa, come associazioni imprenditoriali, sindacati dei lavoratori, istituzioni, possiamo fare insieme per debellare un fenomeno che sta veramente incidendo pesantemente anche sui risultati delle nostre aziende. Se pensiamo alla razionalizzazione del settore, dobbiamo necessariamente, voglio dire, introdurre due concetti, secondo il mio parere. Il primo è la razionalizzazione in termini di qualificazione degli operatori. Oggi è chiaro, questo paese ne conta 23.000, c'è effettivamente rispetto a tutte le altre realtà europee un esubero straordinario e quindi, voglio dire, la selezione passa necessariamente attraverso meccanismi di qualificazione che deve stimolare necessariamente la domanda.
Sul tema della razionalizzazione dei costi, che è un po' il tema, voglio dire, all'ordine del giorno, invece dobbiamo annotare un aspetto che può diventare effettivamente pericoloso. La razionalizzazione, la riduzione dei costi intesa in senso lineare sicuramente può avere, voglio dire, degli effetti negativi importanti, perché se parliamo ad esempio nell'ambito sanitario, una riduzione to cure di costi può effettivamente poi dare adito ad un incremento della spesa pubblica in termini, voglio dire, di natura sanitaria. E credo che sia il primo tassello di come si fa innovazione. Questo è un appuntamento al quale vi invito caldamente a partecipare. All'interno i workshop sono interessantissimi e troverete lì non solo argomenti di tipo tecnico rispetto all'innovazione, ma tutto ciò che di nuovo c'è per poter uscire da questa crisi. È possibile parlare di sviluppo nel settore delle pulizie professionali? Nonostante la spending review non abbia finito di esaurire i propri effetti, noi pensiamo di sì. Pensiamo di sì perché esistono ancora mercati interni inesplorati ed esiste il mercato della internazionalizzazione per le nostre imprese tutto da esplorare. Quindi direi che possiamo parlare di avere fiducia che è possibile riprendere uno sviluppo. E ricordiamo l'importante appuntamento sempre negli spazi del MICO il 27 di marzo alle 14.30 a seguire i lavori congressuali del forum. Un'importante tavola rotonda dal titolo Infezioni ospedaliere e livelli di pulizia, un nesso dimostrabile. Si presenterà in anteprima assoluta uno studio condotto dall'Università di Bergamo in 30 strutture ospedaliere lombarde, in cui si dimostra la relazione tra il livello di pulizia e l'insorgere delle infezioni ospedaliere con i relativi costi per la spesa sanitaria nazionale. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e attuativo del decreto del Fare, che istituisce un nuovo strumento per accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese. E lo strumento è proprio rivolto a loro, alle piccole e medie imprese italiane operanti in tutti i settori produttivi, che realizzano investimenti anche mediante operazioni di leasing finanziario in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali. Ed è il momento degli aneddoti e delle curiosità nell'appuntamento con un po' di storia, a cura di Giulio Guizzi. Mano contaminata. Mano non contaminata. Comunque nell'aria restano delle goccioline che i francesi chiamano gouttelette de crachat e ne parlano in questo periodo a proposito dell'epidemia di peste in Madagascar. Le ha studiate a fine 800 Karl Pflüge, un tedesco, il quale ha scoperto che esse possono trasmettere batteri e diventare pericolose in sala operatoria e pertanto ha chiesto ai colleghi un rimedio a questo inconveniente. E si conclude qui questo numero di Pulire Web TV News. Noi ci ritroviamo subito dopo Forum Pulire con uno speciale tutto dedicato all'evento.